Che voi indossiate la taglia 46, 48, 50, 52 o oltre, vi sarete rese conto che la difficoltà di trovare i vestiti è altissima. È una cosa che non stupisce nessuno, ma dovrebbe. Ed è un problema su cui ci si scontra quotidianamente, tanto che la classifica di discriminazione in base all'aspetto corporeo è fatta proprio sulla base della difficoltà di trovare vestiti, perché tutte ci dobbiamo vestire e tutti i giorni, e i vestiti trasmettono anche agli altri la nostra sicurezza, la nostra precisione, come siamo, e non trovarli è difficilissimo. Io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine, faccio questo lavoro ormai da 13 anni e per me è importante aiutare le donne sì a sentirsi bene nel loro corpo, a scoprire la loro forma del corpo, a scoprire i loro colori, ma anche nelle difficoltà pratiche quotidiane. E non trovare i vestiti mi sembra una difficoltà abbastanza alta. Le persone che hanno sempre avuto questo problema sanno bene quanto sia frustrante, frustrante non trovare la taglia, frustrante avere pochissimi negozi dove andare e frustrante il fatto che questi negozi siano spesso molto molto cari. Adesso che c'è l'online va un po' meglio, non benissimo, un po' meglio, però oltre che comprare online è difficile e non tutte hanno la confidenza di farlo anche quando c'è il reso, anche perché magari in alcuni siti c'è il reso gratuito, in altri è un po' più complicato, quindi non sempre è facile. Ma comunque tutte vorremmo poter entrare in un negozio e che sì, ci entri tutto, ok? Magari non tutto ci sta bene, ma ci entra tutto, riusciamo a infilarlo. Purtroppo è particolarmente inspiegabile e anche un pessimo piano di marketing non riuscire, non fare taglie per tutte. Anche perché se noi pensiamo che, ora vi do dei numeri diciamo generici, potremmo avere, non so, il 95% di negozi, di catene, che ha taglie solo sotto la 48, non è il 95% della popolazione che ha veramente solo sotto la 48. Allo stesso modo, anche persone che hanno una 34, una 36, non trovano vestiti, certo hanno la possibilità di farseli stringere, ma comunque modificare un abito oltre di nuovo il costo non è propriamente semplice, non sempre si può avere lo stesso effetto e le persone che lo sanno fare bene non sono tantissime. Quindi la cosa anche lì non ci sono così poche persone, perché i negozi che fanno taglie. Se ci sarà magari un 5% di negozi che fanno taglie sopra la 48, magari non vi piacciono, magari sono costosi, ma magari ci sono. Negozi specializzati che fanno taglie sotto la 36, non ci sono, sono negozi da bambine. E io due o tre ho adolescenti, quindi insomma il problema è quello lì. La cosa importante è capire che questa disparità di mercato non è un problema, cioè non siete voi che siete sbagliati, è il mercato che è sbagliato. Venendo a questo, però, questi vestiti bisogna trovarli. Prima di andare a cercare negozi che abbiano solo sopra la 50, solo sopra alcune taglie, io vi consiglio di fare un giro nei negozi regular. È faticoso, è pesante, è frustrante, lo so. Però è assolutamente importante che voi siate sicure in quali negozi ci sono cose per voi. Perché magari c'è quel marchio dal quale i maglioni vi vanno bene, perché hanno una vestibilità diversa. Magari c'è un negozio dove tutti gli accessori sono perfettamente del vostro stile, vi piacciono da morire. E allora vi basta avere un jeans, una maglietta bianca, un maglioncino grigio e poi mettere tutti gli accessori dello stile. Non è quello che desideriamo al massimo, ok? Però, ok, noi vogliamo risolvere il problema, piano piano. Capisco che entrare in un negozio, provare la taglia più grande e scoprire di non entrarci è brutto, ok? Ma magari ci entrate, ok? Non esporci a una sofferenza
per paura di una possibile sofferenza, quando magari invece potremmo avere un successo, non è una mossa vincente, cioè è come non avere mai una relazione per paura del cuore spezzato, ok? Sì, può succedere, a volte succede, lo dovete fare una volta nella vita, cioè io vado da una grande catena qualunque, mi provo la 46, ok, non ci entro, è la loro taglia più grande. Va bene, l'ho fatto, non c'entro più. Per farlo bisogna fare un cambio di consapevolezza. Sapere che è il negozio che non vende le taglie per voi, non il vostro corpo che ha sbagliato. Uscire dalla mentalità del se fosse più magra sarebbe più facile. Sì, in parte sarebbe più facile, ma se continuiamo a restare con questo pensiero, continuiamo a spostare il problema su di noi invece che risolvere questo problema. Purtroppo, se si parla di negozi con taglie comode, non c'è una via di mezzo, cioè o c'è il low low cost o ci sono delle cifre sconvolgenti, anche per qualità non così alta, neanche con così una grande diversa vestibilità e a volte con dei discorsi che io sinceramente trovo molto svilenti. Io sono stato accompagnato ovviamente le mie clienti, io ho avuto clienti taglia veramente 36, tra l'altro anche negli ultimi 6 mesi una taglia 36, una taglia 50, quindi è normale dover andare a fare caccia di vestiti insieme, che è quello che facciamo, però è importante, mi è capitato di portarle in negozi di fascia molto alta. E sentirmi rispondere che no, noi facciamo la manica arrotondata larga qua perché i vestiti sopra la 52 hanno bisogno di una vestibilità diversa. Io non sono una sarta, ma non credo in questo aspetto, cioè non credo che se hai una taglia 52 ti serve la manica arrotondata e tanto spazio qua, se hai una taglia 42 non ti serve la manica arrotondata e tanto spazio qua. Se un mestiere è fatto bene sulla persona, le giuste proporzioni di pants sul seno, eccetera, il modello è lo stesso, che sia una 52 sia una 42. Ovviamente la pants la farò più profonda, ma non è che devo infagottarla, non è che devo darle il maglione oversize. Il punto di questi negozi è che vestendo comunque una categoria di persone che magari a cui è stato detto di nascondersi, a volte fanno delle cose abbondanti di nascondersi, ma anche cercano di avere un po' più di variabilità, cioè lo stesso modello, è ovvio che se io ho una maglietta aderente che mi fascia tutta e che non è elasticizzata, che ha le pants nel punto giusto, allora dovrà starmi perfettamente. Se ho una maglia dritta e larga, boh, mi infagotta, mi ci infilo, che abbia più seno o meno seno, perché ovviamente magari sono una 52 con moltissimo seno o con poco seno, pazienza, mi infagotta comunque. Però, nel momento in cui vado in un negozio che mi propone dei capi a 500 euro un blazer e 120 euro una maglietta, l'idea di avere una qualità così pessima del fatto che tanto devi infilarla tutte è no, cioè sinceramente anche no. Ok, quindi se hai problemi di taglie, è ovvio che comprare low low cost perché non c'è alternativa e perché non puoi pagare 500 euro per un blazer che magari è solo celeste, ti sta male, è il poliestere, ok? Comprare low cost, se è l'unica soluzione, è la soluzione. È ovvio che non fa bene al pianeta, non fa bene al sistema, non fa bene a nessuno. Ma se io posso economicamente o anche solo per possibilità di reperibilità dei negozi trovare un maglione 100% lana fatto in modo etico, e tu no, compra quello che c'è, ok? Questo discorso non lo capiranno le persone che hanno più possibilità di trovare i vestiti, ma le altre sì, quindi so che lo capirai. Ci sono tante strade, c'è la possibilità di imparare a cucire, farsi fare le cose su misura, comprare molto molto meno
per il famoso blazer da 500 euro, che l'ho visto veramente, esisteva veramente la celeste, eccetera. Farai più fatica. Io vorrei dire questo, però, tutte hanno delle loro fatiche. Ci sarà la ragazza che vedi per la strada che non ha difficoltà con i vestiti, magari ha l'alopecia androgenetica, magari ha un problema qualunque altro, magari ha dei problemi personali, magari ha una famiglia disastrata. Cioè, tutte hanno la loro dose di sfighe e fatiche. Il fatto di accettare che questo aspetto ti porti più fatica di altri, ti fa sì finalmente di affrontarlo, risolverlo e dire ok, adesso io questa roba qua, boh, mi vestirò bene, non importa se ho una taglia che nei negozi fa fatica a trovare, riuscirò lo stesso a vestirmi bene, a vestirmi ed essere felice di come mi vesto, quindi non gettare la spugna. Se vuoi possiamo farlo insieme. Io ho iniziato dei percorsi di trasformazione di 3 mesi dove aiuto le donne dall'inizio alla fine, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, quindi per trasformare il loro look e essere soddisfatta, partendo da come si valorizzano come vestiti, come colori e anche come viso, capelli, acconciatura, quindi passiamo tutti gli argomenti per riuscire a trasformare il proprio look e sentirsi finalmente valorizzate. Se vuoi scoprire di più questo percorso e capire se fa per te, ti invito a prenotare la call gratuita, è una call di 20 minuti dove capiamo se appunto è questo quello che ti serve in questo momento e ti spiego come funziona. Lo capisco che ci sia frustrazione nel non trovare le taglie per il tuo corpo ed è giusto che ci sia questa frustrazione, e questa frustrazione va usata anche per cambiare le cose, va usata per chiedere queste taglie. Ma va usata anche per trovare una sarta che ti faccia dei bellissimi abiti, va usata anche per andare a trovare tutti i negozi e provarli tutti per essere sicura di trovare i capi perfetti per te. È faticoso, ma può diventare la molla che ti spinge a essere contenta di questo come ti vesti, senza aspettare un ipotetico dimagrimento, un cambiamento o che apra sotto casa il negozio con tutte le taglie possibili, perché quando aprirà, e apriranno, quando aprirà tu sarai contenta di poter andare lì e comprarti dell'altra roba, ma avrai già trovato quello che ti piace e quello che ti dona. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti abbia dato la motivazione giusta e i giusti punti dove cercare. Noi ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao!